non credevamo. Ed è, come dire, una formazione dell'identità italiana che ha una lunga durata. Io penso che lei ha molta ragione, tant'è vero che è la cosa che poi rende così difficile il dibattito sul fascismo, perché ce l'abbiamo in qualche modo tutti dentro, ma tutti lo rifiutiamo, e quindi diventa una cosa un po' straniante. Ma guardi, se lei legge... Lei ha molta ragione. Se lei legge i giornali, le recensioni... Allora, io lavoro da anni a questo libro, nessuno che metta... apra un cantiere così lungo può pensare alla cronaca, all'attualità. Io ho cominciato almeno 5 anni fa. Cade in un momento in cui gli echi, diciamo, nel presente sono molto forti. E lei vede, c'è una stampa, quella, diciamo, che più sostiene i cosiddetti partiti populisti, che prende questo libro come una polemica contro di loro e lo attacca. Non è nelle intenzioni del libro, però le analogie, diciamo, poi ci sono anche delle differenze molto significative, tra l'Italia di allora, non dico tra Mussolini e i leader presenti di oggi, che è una sciocchezza, ma tra l'Italia di allora e l'Italia di oggi sono talmente forti che alcuni lo leggono in maniera polemica. Faccio solo 2 esempi. Quando i lettori troveranno all'inizio del romanzo che il giovane leader dei fasci di combattimento, Benito Mussolini, nel 1919, definirà questo movimento che lui ha appena fondato come un antipartito, come antipolitica, e quando troverà Gabriele D'Annunzio che polemizza contro le mummie del Parlamento romano bollandole con l'etichetta di casta, ecco, i lettori sappiano che non sono parole che io e il presente prestiamo a Ieri, sono parole degli stessi Mussolini e D'Annunzio.